Te cheese? Cheese! Dite a Marika incinta? Marika! In questo video, raga, vi mostro la reazione epica dei nostri amici e dei nostri familiari alla notizia che aspettiamo un bambino. Nessuno se lo aspettava e vi spiegherò il perché. E ho filmato ogni singola reazione dei miei amici e la voglio condividere con voi perché, beh, giudicate voi come sono state. Se seguite il canale, raga, ci conosciamo già. Altrimenti, se sei qua per la prima volta, mi presento, piacere, mi chiamo Samu. E su questo canale condivido il percorso di un imprenditore e procuratore sportivo che vive a Londra. E se non l'hai ancora fatto, ti chiedo di iscriverti, tanto è gratuito, raga. Ti dicevo, avevo organizzato tutto, volevo fare una festa dove erano tutti presenti i miei amici e facendo finta di fare una foto li avrei sorpresi con la notizia che appunto aspettavamo un bambino. Solo che non avevo considerato che una volta arrivati in Sardegna... Resta dove sei. Aspetta, facciamo un passo indietro. Lei è Marika e siamo assieme da 14 anni. 14 anni. Sì, proprio così, 14 anni. Da lontano 2007, raga. Siamo cresciuti nello stesso paese, abbiamo studiato praticamente nel nostro liceo. Ha già visto qualche episodio del vlog, ha visto quanto sia timida. Probabilmente l'avete vista qualche volta dirmi di spegnere la telecamera o di non inquadrarla. E vi lascio immaginare, vivendo a Londra, in un posto dove comunque c'è l'abitudine di sposarsi molto velocemente, spesso anche dopo solo 6 mesi, dopo un anno, dopo 2 anni, di avere presto famiglia. Vi lascio solo immaginare tutto quello che ci dicevano quando dicevamo che appunto stavamo insieme a 14 anni e non ci eravamo ancora sposati o non avevamo appunto ancora un bambino. Semplicemente stavamo bene così, raga. Io personalmente non avevo bisogno di un foglio di carta che ci dicesse che appunto stavamo insieme. E spostandoci a Londra avevamo un po' fatto dei piani, come spesso succede, come probabilmente vi ho raccontato in qualche altro episodio del vlog, dei piani lavorativi naturalmente. Poi appunto avevamo pianificato di comprare casa, come avete visto in uno degli ultimi episodi siamo riusciti a prendere un piccolo appartamento inizialmente, dove ci abbiamo vissuto comunque 5 anni, e ci sembrava un po' troppo piccolo per avere una famiglia. Quindi poi ci siamo posti l'obiettivo di comprare una casa un po' più grande, e di questo invece ne parlerò nel prossimo video. Ecco, una volta spostati, una volta ristrutturata casa, una volta spostati nella nuova casa, ci sembrava il momento giusto, sentivamo il bisogno di provare, di cercare di avere un figlio. Era come se fosse per noi arrivato il momento giusto. Come sapete, faccio questo vlog per condividere il mio percorso e non voglio insegnare nulla a nessuno, ma se posso lasciare un messaggio in questo episodio, mi piacerebbe trasmettere il fatto che non è una gara, ragazzi. Uno non sa cosa può accadere nella vita di qualcuno, quali sono le tempistiche, le voglie, le aspettative di qualcuno, e non vuol dire che se fosse arrivato un figlio prima sarebbe stata una cosa sbagliata. Spesso senza neanche farla apposta la società mette delle pressioni che non trovo giuste e che qualcuno potrebbe vivere in malo modo. Noi fortunatamente sapevamo bene cosa volevamo, abbiamo 2 caratteri forti e quindi non ci ha mai toccato la cosa, però abbiamo, ecco, deciso di cercare di mettere su famiglia una volta che ci sentivamo pronti a mettere su famiglia. Ecco, quindi voi ascoltatevi sempre, raga. Ok, passato questo momento da finto guru, ma ci tenevo, raga, seriamente. Ecco, una volta che abbiamo sentito il desiderio, che abbiamo sentito il bisogno, abbiamo cercato un bambino e è arrivato subito. Cosa è successo? C'è una biglietta in più nel test, ma non ne sono sicura ancora, sto scrivendo. Sei incinta? No, ancora non è detto. Sorvoliamo, ragazzi, su come me l'ha detto Marika. Me lo sentivo, infatti ero io che dicevo a lei: fai un test perché sei incinta. E Marika fa il test e dice: deve essere sbagliato. Vi lascio immaginare la mia faccia che le dico: ma così lo dici? Naturalmente poi ci siamo abbracciati, siamo stati felicissimi della notizia. Sei incinta? Forse no, bisogna ricontrollare il nostro vestigio in anticipo. Dopo tutta la felicità, raga, piani, sogni, ho iniziato a pensare come sarei riuscito a trattenere la cosa. Io che condivido sempre tutto, ho copiato spudoratamente l'idea di qualcuno. Ho pensato di sorprendere i miei amici tutti insieme alla festa, come vi dicevo. Naturalmente prima di dirlo ai nostri amici dovevamo dirlo alle nostre famiglie. Volevamo dirglielo di persona, ma noi siamo a Londra e abbiamo alla fine optato per videochiamarli e comunicargli la notizia così. Io già ho capito. Marika! Io l'ho capito, non ho voluto dire niente. Bellissimo! Bella foto. Bellissimo! A me sembrano 2. No, no. No, no. È... I know you've been waiting for a while. Yeah. Oh my god! George, don't you? You're having a baby! Si vede male. Vero? Sono un'ecografia. No, è un'ecografia. È un'ecografia. Ah!
e finalmente poi è arrivato il momento di scendere in Sardegna. Erano i primi di agosto, fortunatamente nessuno ancora sapeva nulla, la notizia non era trapelata dalle nostre famiglie. Abbiamo caricato tutti i bagagli in macchina e siamo partiti. Ora non vi metto naturalmente tutto il viaggio da Londra alla Sardegna in auto, perché sul canale trovate quello dell'anno scorso dove ho parlato anche di tutti i costi, lo linko qui da qualche parte. Comunque abbiamo fatto quest'altro viaggio in macchina, è stato super interessante e siamo finalmente arrivati in Sardegna. Ultime ore di quarantena, stasera tardi abbiamo la terza visita di Marika e non vedo l'ora, perché dopo la visita potremo finalmente dirlo ai nostri amici. Cercherò di filmare la reazione di tutti, così vediamo un po' che succede. Purtroppo l'idea di dirlo a tutti contemporaneamente è svanita quasi subito, nel momento in cui i primi giorni dopo aver fatto i 5 giorni di quarantena avevamo organizzato con i nostri amici per andare in spiaggia, e sia a me che a Marika ci sono venuti mille dubbi del tipo: ma si inizia a vedere la pancia, magari lo scoprono. E quindi lì è saltato il piano di fare la festa tutti insieme, perché la festa l'avrei fatta da lì a una settimana. Così abbiamo cambiato strategia, abbiamo deciso di dirlo separatamente ogni volta che li incontravamo, appunto. Dite cheese? Cheese. Dite al Marika incinta? Basta. Guarda già. È vero. Guarda già. Guarda già. Guarda già. Dico al tre, dite cheese. Vai. Vai. Dite al Marika incinta. Ma davvero? Non ci credo. Ci siamo circondati. Davvero? Stai piangendo, bella. Grande, grazie. La smettete di urlare? No, di cheese. Cheese. Di Marika incinta. Cheese. Dite Marika incinta. Dite Marika incinta. Marika incinta. Davvero? Voi poi mi direte: sì, ma siamo 14 anni insieme, i vostri amici se lo stavano aspettando, se lo immaginavano. Ecco, invece in realtà no, per due motivi. Il primo è quello che, proprio perché eravamo 14 anni insieme, ormai un po' tutti avevano perso le speranze. Il secondo è perché una volta arrivato in Sardegna anche una coppia di nostri amici aspettavano un bambino, ce l'hanno comunicato, e tutti quindi iniziavano a dire: ok, i prossimi siete voi, ora tocca a voi, bla bla bla. E io, per depistare alla grande, ho detto a tutti che non volevamo assolutamente figli fino a quando appunto io avevo 40 anni, che avevamo tanti impegni e tante cose da fare, quindi non ne volevo sapere. Dite anche Marika incinta. Marika incinta, ragazzi. Porta soldi. Il bambino porta soldi. No, ma è vero. È vero. Ma basta. Scherzo. Di Marika incinta. Auguri. Appena detto ad alcuni degli amici di una vita, e domani faccio la festa a casa e lo dirò a tutti. Tutti sanno che è la festa per la casa nuova, ma in realtà è una scusa per dirgli questo. Reazione shock, bellissimo. Di anche a Marika incinta. Ah? Ah, vero. Non ci crede nessuno, non ci crede nessuno. Dite cheese. Sì. Cheese. Dite a Marika incinta. La sua faccia è bellissima. Cheese. Cheese. Dite a Marika incinta. Marika incinta. Cosa non le sapevano? Ciao. Samuele vuole far vedere una foto. Ciao. Ci abbiamo provato anche con nostra cugina in Australia, raga, ma purtroppo la connessione è andata via. Ascolta, a settembre Bibi. Possiamo salire? Perché no? Spazio per tre, cioè. Ma io anche siete in tre? Io, Marika e Pipiu. Pipiu? Davvero? Davvero? Sì, davvero. Sì. Auguri. No.
Ciao Samu. Sorridi almeno che sto facendo un video. France, di anche Marica è incinta. Ma sei serio? È maschietto? È uno dei ragazzi. A settembre se saliamo c'è spazio, anche per tre. Chi è tre? Io, Marica e Pipì. Grazie, grazie. Stiamo. Auguri allora, auguri. Grazie, grazie. Auguri più a Marica, la verità. Non mi piace ancora? Sì. Di chi è questo papino? Secondo te? Di Marica? Ma stai scherzando? No, aspetta, allora vai, magari sto... Aspetta, adesso come ti ho visto dalla faccia, boh, non è la faccia di una persona che doveva dirmi una cosa che mi stavo immaginando, però niente. Cioè, tipo, cosa ti stavi immaginando? No, che mi dovevi annunciare qualcosa. No, perché ero tipo una settimana che stavo preparando una cosa a casa, no? E ho detto, a Giovanni la devo far vedere... Aspetta, no, non capisco. Sembra un'ecografia. Un'ecografia, baga. Ma baga, ti ho cassato in pieno. Ho capito che l'avevi capito. No. Ecco, non so voi raga, ma a me queste reazioni sono veramente felice di aver schiacciato il rec e aver immortalato ogni scena. Poi dopo l'ho comunicato a voi su Instagram, che mi avete lasciato tantissimi bei commenti, bei messaggi, ci avete inondato di messaggi e vi ringrazio veramente veramente di cuore, perché è stato uno spettacolo vedere tutto quell'affetto, vedere che la community ha seguito il viaggio. Ho veramente sentito il vostro affetto raga, quindi grazie di cuore. Ora che abbiamo il setup, finito i lavori eccetera eccetera, spero e cerco di essere molto più regolare, e nel prossimo video raga parlerò dell'acquisto di questa casa, quindi continuando il percorso immobiliare che abbiamo iniziato qualche episodio fa. Quindi mi raccomando, state connessi e mettete un like, condividete, e se siete arrivati in fondo fino a qui vi ringrazio. Al prossimo episodio raga, buona. Un commento a caldo, vedo. Sono tre mani. Gianfranco? Gianfranco? Mica tocca da mio mondo. Per la traduzione mi devo muovere anch'io.